Atene, Europa Meridionale, 1973. Durante il referendum allestito dalla giunta militare il 29 luglio 1973, il popolo ha risposto compatto no. Naturalmente i risultati ufficiali sono stati invece ampiamente favorevoli ai colonnelli. È stata comunicata dunque una percentuale del 90% favorevole al regime. La dittatura attuale in Grecia non è affatto diversa da quella di Hitler e Mussolini. Non poteva che essere così. Dopo tante lotte e tanto sangue contro i regimi fascisti. Questa democrazia dei colonnelli, questa democrazia del cazzo, è semplicemente il risultato di un gioco che si svolge a livello internazionale. In questo gioco si contendono le sorti della Grecia. No, io con quelli della polizia reagisco sempre allo stesso modo. Li insulto, li disprezzo senza dare mai alcun segno di viltà. Non mi sono mai abbassata ad implorarli e davanti a loro non ho mai pianto. Una volta mi sono levato una scarpa per tirargliela in faccia mentre li insultavo. Subito dopo l'arresto mi hanno caricato su una grande macchina insieme ad altri militari e tutti mi picchiavano con pugni e calci. Volevano che rivelassi i nomi dei complici e i loro indirizzi. Durante il percorso continuavano a picchiarmi e mi bruciavano con le sigarette accese. Il primo interrogatorio è durato 30 ore, di seguito. E questa sua durata mi ha aiutato a sopportare le sevizie che subivo perché mi ha consentito di individuare i loro metodi. Questa condanna a morte quindi era diventata più certa, dato che ero stato arrestato mentre compivo un'azione per loro sovversiva che loro cercavano di localizzare.